RTL 102.5 News. 7 minuti, grazie Stefania Iodice per le ultime notizie, sempre in diretta su RTL 102.5 News fino alla mezzanotte. Andiamo avanti perché partono ufficialmente le nostre rubriche in questa nostra seconda ora insieme. Vogliamo parlare di fotografia, quindi abbiamo con noi collegato su Zoom Vincenzo De Simone, che gestisce una pagina su Instagram che si chiama Gente di Napoli. Ciao Vincenzo e benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao, come stai prima di tutto? Tutto bene, si sta chiusi in casa con la camicia e il pantalone del pigiama. Noi ne sappiamo qualcosa, Sì, esatto. Vai, è un abbigliamento un po' da smart working, no? Però giustamente più o meno adesso ci abbiamo preso anche l'abitudine. Allora Vincenzo, noi stavamo anche un po' spulciando la tua pagina Instagram, quindi per rompere un po' il ghiaccio e presentarti anche a chi ci sta ascoltando, spiegaci qual è un po' la tua idea di fotografia, ma soprattutto qual è lo stile che tu porti avanti nel gestire, no, la tua pagina Instagram. Io sempre all'inizio della carriera, tra virgolette, ho sempre cercato di usare la fotografia come uno strumento per ricordare i momenti in famiglia o tra gli amici, le feste. Poi ho cominciato a scoprire la fotografia come un mezzo artistico per poter esprimere se stessi, e invece con il progetto mi sono approcciato a uno stile ritrattistico che potesse conciliare gli studi in psicologia che ho conseguito durante questi anni. È stata un po' una ricerca quest'arte. Ciao Vincenzo, se posso chiederti una cosa, ho dato un'occhiata al tuo profilo, La Gente di Napoli, ricordiamolo, su Instagram. Quello che fai è molto molto interessante, ci sono delle immagini molto belle, ma soprattutto delle storie molto interessanti. Quello che volevo chiederti è: quanto ti lasci toccare dalle storie che ci sono dietro alle foto che scatti? Quanto ti rimane, quanto prendi e quanto invece lasci andare? Essendo psicologo non dovrei farmi toccare assolutamente dall'emozione e dai pensieri degli altri, però per quanto riguarda La Gente di Napoli, ogni pensiero che ho raccolto in questi anni, stiamo per arrivare a 1000, ormai fanno parte di me, quindi non saprei spiegare esattamente cosa significa essere napoletano, perché ho preso pezzi di pensieri ed emozioni da ogni persona che ho incontrato. È molto difficile e contrastante, però proprio è quello il bello del progetto, che riesci a piano piano a creare una tua consapevolezza sulla città e sulla cultura che ci contraddistingue in tutto il mondo. Sì, che poi appunto spieghiamo magari ai nostri ascoltatori, se c'è qualcuno tra di loro che non conosce il tuo profilo Instagram, cosa fai tu nel concreto su questa pagina? Rappresenti volti appunto della gente di Napoli, e ad ogni foto, che tendenzialmente è sempre un ritratto, giusto, di una persona, associ una descrizione inserita proprio come post, ecco, la descrizione al post, che in realtà è una descrizione personale della soggetta in quel momento, della persona, scusami, in quel momento immortalata, ma è una descrizione che i protagonisti della foto fanno da soli, un qualcosa che tu quindi richiedi a loro di fare, giusto? Sì, io vado per strada e fermo le persone. Adesso è un po' difficile ovviamente per l'epidemia, e dopo aver presentato brevemente il progetto e cercando di comprarli, perché sennò sembro un venditore ossessionato e quindi si allontanano, quindi hai trovato una tattica d'approccio, immagino, che hai dovuto creare. Sì, dopo molto tempo ho trovato una tattica di approccio. Ecco, magari Vincenzo tra poco ce la spieghi come hai fatto anche per, insomma, farti tra virgolette voler bene, no, dalle persone che tu fermavi per strada quando si poteva ovviamente fare. Quindi resta pure con noi, intanto 378 304 125, per tutti i vostri messaggi e le domande che avete da fare a Vincenzo. A tra poco. Le 22:17 minuti, ritorniamo in diretta su RTL 102.5 News. Grazie ad Angela Gugliara per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, Alessandra Lombardi, Andrea Piscina e Stefania Iodice con voi fino alle 24 in questo mercoledì sera. Siamo anche in compagnia di Vincenzo De Simone, che gestisce una pagina Instagram di successo che ad oggi conta quasi 15.000 followers, che è La Gente di Napoli, e stavamo cercando un po' di capire nel dettaglio il tuo progetto.
Sì, esatto, Vincenzo, ci siamo lasciati proprio con questi metodi di approccio che potrebbe sembrare un'altra cosa per chi non ci ha seguito, invece spieghiamolo brevemente. Tu fai delle foto a delle persone che incontravi per strada e poi nella didascalia di Instagram come descrizione scrivi proprio gli stati d'animo, comunque qualcosa che riguarda quelle persone che tu scegli di ritrarre. Come le approcci queste persone? Come fai per far sì che loro si fidino di te? Io di base sono una persona molto timida, come si può ben vedere e sentire, però nella fotografia, dato che mi sono posto un obiettivo di fotografare quante più persone possibili e di esplorare il loro stato d'animo riguardo la nostra città, ho creato questa specie di approccio che è abbastanza semplice, cioè mai fermare una persona da dietro perché può essere abbastanza invasivo, tenere la macchina fotografica a portata di mano e avere il cellulare a disposizione per far vedere realmente quello che faccio, in modo tale che fai vedere il tuo profilo, il profilo della tua pagina e le iniziative che sono state fatte in questi anni. E alle persone che incontro ovviamente vado a fare due domande: cosa significa vivere a Napoli, cosa significa essere napoletani, che è un modo per raccogliere pensieri sì sulla città e sulla nostra cultura, che pensieri che vengono raccontati dalle persone che vivono realmente la città e non raccontano la vulgata comune che si ha sulla nostra cultura. E questo mi ha permesso qualche anno fa di fare una piccola ricerca scientifica sui pensieri che ho raccolto, quindi analizzare psicologicamente e sociologicamente i pensieri dei napoletani e studiare scientificamente alcune caratteristiche del nostro essere. Certo, e questo è importante anche perché, insomma, in questo modo riesci anche a fidelizzare, no, il tuo pubblico, perché facendo vedere, mostrando la tua pagina, loro si fidano di te e c'è anche uno scambio, immagino. Sì, soprattutto nel digitale, a parte i like e le condivisioni che fanno sempre piacere, creano comunque una community dove poter parlare e discutere riguardo certe tematiche dell'essere napoletano, ho riscontrato sempre molta più umanità nella realtà con le mostre che abbiamo organizzato, con le iniziative, con tutto ciò che può riguardare un vero contatto umano e non solo digitale. Tra l'altro, tu hai detto, facevi riferimento ad una ricerca scientifica, no, che hai fatto proprio a partire da tutti i volti, tutte le persone che hai riscontrato. Magari tra qualche minuto approfondiamo anche quello che è emerso da questa tua ricerca che hai fatto sulla gente di Napoli, e poi ti inizio a spoilerare una cosa, così magari non ti colgo impreparato. Siccome tu hai detto che tra le domande che poni di consueto alle persone che incontri è cosa significa vivere a Napoli e che cos'è Napoli per loro, a questo punto vogliamo conoscere anche il tuo punto di vista, no? Perché per porre delle domande, quantomeno credo che un'idea al riguardo tu ce l'abbia ben chiara, quindi lasciamo anche lasciamo spazio anche per conoscere il tuo pensiero al riguardo. Vincenzo, tra pochissimo noi ritorniamo in diretta per continuare a parlare di te e del tuo progetto Gente di Napoli qui su RTL 102.5 News. 378 304 102.5, questo è il numero anche per i messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Noi torniamo in diretta tra pochissimi minuti, restate con noi. 22:27 minuti, quasi 28, ancora qui a RTL 102.5 News in compagnia di Vincenzo De Simone, ricordiamolo, fotografo e curatore della pagina Instagram La Gente di Napoli. Quello che volevo chiederti, Vincenzo, è 14.600 follower. Dai, dillo che un po' ti seguono, c'è gente che ti stalkera, che si mette dietro, aspetta che la fermi per farsi fotografare. In realtà sono nato 8 anni fa su Facebook, quando era l'unico social esistente, e quindi i numeri li abbiamo accumulati lì, poi ci siamo trasferiti un paio di anni fa su Instagram, ma ho sempre, io potrei avere anche 1000 follower che mi chiedono una foto, ho sempre agito al di fuori dei social, cerco sempre di creare dei contenuti però poi di portarli in realtà con le mostre qui a Napoli o nei vari comuni della Campania.
mi certo. piace più portarlo in realtà che vantarmi di avere 14.000 follower, che non sono nulla, però sono 14.000 follower ben, diciamo, targettizzati, che sì, è un po' la tua community comunque. Ah, sì, sì, una bella comunità. Prima di chiederti, Vincenzo, in conclusione, poi cosa significa per te, no, vivere a Napoli, perché hai chiamato così anche la tua pagina Instagram, quindi immaginiamo che ci sia veramente dietro qualcosa di importante anche a livello proprio sentimentale. Visto che hai tirato fuori i social, parlavi di Facebook e di Instagram, per un fotografo essere all'interno di un social in cui la fotografia, Instagram intendo, è la cosa principale, no? E vedere di tutto e di più. Cioè, da chi sa effettivamente fotografare a chi invece fa tutto in modo amatoriale, no? Cioè, la sensazione che provi qual è? Io ho iniziato amatorialmente, sono sempre stato autodidatta, e soprattutto negli ultimi anni, dove Instagram si è popolato di fotografi, io vedo che le nuove generazioni sanno approcciarsi alla fotografia in un modo che io all'epoca non avrei mai potuto fare. Sono molto più bravi di me, moltissime persone, e quindi ben venga questo nuovo approccio alla tecnologia, perché loro nascono con la tecnologia, ci sanno probabilmente avere più a che fare rispetto a noi del 91, degli anni 90. Quindi lo trovo positivo in generale, mi piace come pensiero. Quindi, diciamo, non ti viene un pizzico di rabbia a sapere che magari tu ci metti tanta passione, non che gli altri non ce ne mettano, ma magari il fotografo professionale utilizza una macchina fotografica professionale, quindi immagino tu non faccia tutte le foto con gli smartphone, invece c'è gente che fotografa soltanto con il cellulare. Non hai un pizzico di risentimento, di rabbia per questa cosa? Io sono un fotografo diverso da quella che il pensiero comune dell'essere fotografo. La maggior parte dei fotografi, ma anche rispetto alle altre forme d'arte, è che sono molto egocentrici. So solo fotografare io, invece mi ritrovo come le nuove generazioni. Ho una macchina fotografica professionale, però vedendo le nuove generazioni che scattano delle fotografie magnifiche col cellulare, riescono anche a post-produrle, sì. Io riesco a entrare in contatto con loro e ci scambiamo conoscenze. Per me questa è essere la community, non andare in rivalità con altre persone, cioè ognuno cresce insieme agli altri. Assolutamente, e noi di te infatti abbiamo apprezzato non solo la tua arte ma anche la tua sana timidezza, ecco, si era percepito insomma che non fossi per niente un tipo competitivo. Grazie mille, Vincenzo, per essere stato qui con noi e per averci raccontato appunto della tua arte. Grazie. Grazie Vincenzo. Grazie, alla Vincenzo. Prossima. Grazie mille Vincenzo, ancora grazie. Un buon lavoro davvero, fatevi un giro sulla sua pagina Instagram, La Gente di Napoli. Noi invece torniamo tra pochissimo, continuano le nostre rubriche e i nostri ospiti. Restate con noi su RTL 102.5 News.